quando fai un'attività sportiva poi come la mia, dove devi iniziare molto giovane e comunque finire anche relativamente giovane, beh, non hai il tempo neanche di prepararti, di capire cosa sei in grado di fare, cosa vuoi fare oltre a quello. Io ho raggiunto l'obiettivo della mia vita nei primi 35 anni della mia vita. Io però, insomma, adesso spero di averne altrettanti, insomma, almeno altrettanti, se non... E tutto il resto? E non è facile, e evidentemente all'inizio ho commesso degli errori, perché non sapevo bene che cosa fare, che cosa... Sapevo che qualsiasi cosa avessi fatto non mi avrebbe dato quelle soddisfazioni, quelle emozioni, quella motivazione, no? Di vincere le Olimpiadi. Però ho accettato questo, e da quando ho accettato questo, ho capito questo, le cose sono andate molto meglio. Cerco di fare delle attività che mi piacciono, soprattutto dove riesco a, come ti dicevo prima, essere capace nei limiti del possibile di farle bene e non di improvvisarmi, perché non è detto che io, che sono stato un buon atleta, automaticamente posso essere un buon allenatore. No, per esempio, mi piacerebbe tanto insegnare a me, ah, bellissimo, ma non lo so fare, e fare un errore. Quindi è stato difficile. Come ti dicevo prima, ho fatto degli errori, poi piano piano ho trovato delle attività interessanti. Per esempio, io ho riscoperto il piacere enorme. Io, una delle mie attività imprenditoriali, che magari è di successo moderato, anche se funziona, però che mi dà tanta soddisfazione, è una produzione, un'azienda agricola delle Marche, un territorio meraviglioso, un agriturismo, che è anche un resort molto bello, eccetera. Quindi, ecco, nell'attività ricettiva e di produzione vinicola, ed è bellissimo, è una cosa che mi appassiona, mi stimola, mi piace. E poi mi occupo di comunicazione, mi occupo di formazione, però ci sono arrivato col tempo, cercando appunto di capire, e ho capito che niente mi darà quella motivazione di prima, ma è sufficiente quello che sto facendo adesso per essere una persona serena. E questo credo che sia molto importante.